Ciao a tutti, oggi parliamo della postura giusta nel tango. Questo è un tema che spesso parliamo in lezione perché giustamente molti allievi chiedono tanto qual è la postura giusta e a quel punto devo fare una piccola premessa. Tutto questo che vi dirò oggi qua non è nient'altro che il frutto della mia ricerca e dei miei studi in tutti questi anni basati anche sulla ricerca scientifica del mondo della biomeccanica. Dobbiamo dire che la postura giusta, al mio umile punto di vista, dipende prima delle caratteristiche dell'individuo. Il corpo sta in piedi di un modo specifico perché va a soddisfare i bisogni della struttura scheletro muscolare. Come sapete, la colonna è fatta di 33-34 vertebre, è divisa e in zona cervicale, dorsale, lombare e sacro. Così, non so come si dice in italiano, ma sacro credo che si chiama. La colonna vertebrale è fatta di 4 curve, 2 lordossi e 2 scifossi, no? Cosa succede se noi abbiamo invece di una lordosi, una iperlordosi, cioè un'accentuazione di una curva, sia dei lordosi che dei scifossi? Creerà sicuramente delle problematiche alla nostra postura. Se invece di essere in questa posizione io sono così, se ballo con un braccio chiuso, la parte di contatto del mio braccio con una ballerina della stessa altezza sarà diversa che se io ho una iper scifossi e un braccio chiuso la base di contatto sarà diversa. Per quello la domanda che vi faccio è: sapete esattamente quali sono le vostre caratteristiche fisiche? E non mi riferisco ovviamente, come state vedendo, solo all'altezza o alla massa, mi riferisco come siete fatti di schiena. Vi avevo detto che queste 4 curve possono creare delle differenze posturali. C'è gente che ha il collo verso avanti e fanno un po' di fatica a ballare con l'avambraccio chiuso. E l'altra cosa, non meno importante, è quando la colonna vertebrale ha delle scoliosi. Cioè, in un piano sagittale, la colonna, invece di essere dritta, comincia a avere delle curve. Premesso che non sempre si deve ballare con un braccio chiuso e soprattutto non sempre si dovrà ballare con il peso nel metatarso. Io preferisco ballare così, però effettivamente tante altre volte ballo con il peso in tutto il piede. Un altro fattore che andrà a cambiare la nostra postura è la presenza, per esempio, dell'uomo, in questo caso della pancia. Questa è una pancia un po' alta. Ecco, della pancia, giustamente, se il ballerino, per esempio, che tanti anni fa ballava con il peso nel metatarso, con la pancia, creando spazio, un braccio chiuso, con la pancia non ha tanto bisogno di fare questa flessione verso avanti, perché già con la pancia crea spazio e questo fa sì che cambia la postura sia di lui che della ballerina con cui avrà a che fare. Detto ciò, generalmente quando si ha la pancia, come questo peso tira verso avanti, quello che capita è che la schiena e la zona lombare intenta buttarsi un pochino indietro. Prima di concludere vi dico che queste problematiche non vengono risolte con il tango, spesso sono aggravate. Per questa questione andate da uno bravo nel mondo della fisioterapia che vi metta a posto. È importante capire che oltre a sapere, a capire le mie condizioni, devo anche capire come è messa la mia ballerina e a quel punto andremo a trovare la postura giusta per quella tanda lì, per quel ballo lì. Detto questo, vi ringrazio tantissimo e fatemi sapere se è stato interessante per voi, iscrivetevi al canale e lasciate un like a questo video. Buon tango a tutti!